saluto, amici della rete. Siamo nel 2025, l'anno dell'aggiornamento delle regole per la rianimazione cardiopolmonare. Il COR e tutti gli altri soggetti interessati si riuniranno a fine anno per decidere le modifiche sulla rianimazione cardiopolmonare, sulle regole per la rianimazione cardiopolmonare. Però iniziamo già a vedere qualche prima proposta. Quella che andiamo a analizzare oggi insieme sono le proposte per le modifiche dell'European Resuscitation Council. E vediamole un pochettino insieme brevemente. Allora, iniziamo innanzitutto con una prima cosa interessante, nel senso che l'European Resuscitation Council dice che converrebbe anticipare la chiamata al sistema di risposta all'emergenza nel momento in cui troviamo una persona incosciente, quindi senza ancora aver valutato il respiro, quindi iniziare la chiamata prima della valutazione del respiro, quindi non attendere la valutazione completa di viere, breathing, circulation, ma subito su un paziente incosciente, anche non traumatizzato, iniziare subito la chiamata al sistema di risposta all'emergenza. Innanzitutto, ciaone COVID. Le modifiche che abbiamo, che loro hanno aggiunto per la gestione del COVID vengono rimosse completamente. Ormai il COVID, dicono, è endemico, per cui tutto quello che ci siamo detti con il COVID per quanto riguarda le modifiche sulla rianimazione cardiopulmonare ce le possiamo dimenticare. Qui rimarca di nuovo: sospettare l'arresto cardiaco in tutte le persone incoscienti. Quindi vedete, rimarca di nuovo il fatto che come trovo una persona incosciente devo supporre che sia subito in arresto cardiaco, chiamare subito il sistema di risposta d'emergenza. Speravo di trovare sinceramente su ERC qualcosa di più specifico riguardo al gas, che come sapete loro ancora mantengono, su tutto, almeno su una guardata veloce di queste proposte di modifica non ho trovato grosse cose. Qui rimarca il fatto che il respiro agonico e quant'altro andrebbe riconosciuto come un segno di arresto cardiaco e quindi nel caso di dubbio iniziare subito la rianimazione cardiopolmonare. Quindi dicevamo, all'incoscienza, anche se sono da solo, chiamo subito io. Quindi se c'hai un telefono mobile, attiva lo speaker viva voce, chiama il sistema di risposta all'emergenza. Se non sei coperto da segnale, urla innanzitutto, ma se ritieni che ti trovi in una situazione in cui probabilmente nessuno risponderà alla tua chiamata generica di soccorso, subito corri per cercare di andare in una zona dove c'è copertura o comunque per allertare il sistema di risposta all'emergenza. Per quanto riguarda una CPR, un massaggio cardiaco di alta qualità, rimane tutto inalterato per quanto riguarda loro, quindi la posizione al centro del torace, la compressione di 5-6 cm ma non più di 6 e il ritmo di 100-120 compressioni al minuto. Qui invece una modifica interessante da loro proposta. Sapete che è stato detto finora che la vittima va posizionata su un piano rigido, perché se questo sta sul letto noi massaggiamo e massaggiamo le molle del letto. Qui c'è una proposta di modifica in cui loro dicono che se riteniamo che è complicato muovere questa persona o perdiamo tempo a muovere questa persona dal luogo soffice, dal luogo morbido in cui troviamo, quindi sopra il letto o quant'altro, iniziare la manovra di rianimazione cardiopulmonare sul letto e, se necessario, compensiamo questo il fatto che appunto ci troviamo su una superficie morbida massaggiando più profondamente, quindi superando anche questi 6 cm. Rimarcano il fatto che chiunque può usare il defibrillatore, questo riguardo per quanto riguarda noi relativamente al patentino o meno. Rimarcano la sicurezza nostra e della persona in arresto cardiaco, di tutti gli astanti, quindi la valutazione della sicurezza della scena. Il rischio di infezione è stato valutato come basso durante una rianimazione cardiopulmonare. Il rischio di farmi male da eventuali shock accidentali, quindi scosse che io potrei prendere durante l'uso del defibrillatore, è bassa.
E il rischio di fare dei danni a questa persona che sto massaggiando durante appunto la rianimazione cardiopulmonare è basso. Rimarco di nuovo il fatto che devo riconoscere il respiro agonico, chiamare subito il sistema di risposta alle emergenze, attivare il viva voce. Perché? Perché si è visto che spesso e volentieri l'arresto cardiaco non è tanto valutato, almeno quello che hanno visto loro dagli studi. Non è tanto valutato dall'astante, cioè dalla persona che scopre la persona in arresto cardiaco, quanto dal sistema di risposta all'emergenza durante la chiamata. Quindi è durante la chiamata che, grazie alle domande che vengono fatte da parte dell'operatore del 118, nel nostro caso, alla persona che ha chiamato, si scopre che la vittima è in arresto cardiaco. Ecco, infatti, scusate, l'ho anticipato, ecco, la Most Cardiac Arrest non è riconosciuto dagli astanti, ma viene riconosciuto dal dispatcher, cioè da quello che, dall'operatore del 118, nel nostro caso, dall'infermiere di triage del 118. Per questo, nella paziente incosciente, loro consigliano di chiamare subito il 118, in modo che poi è il 118 che valuta insieme all'astante la vittima. Qui iniziamo con le cose un po' futuristiche, nel senso che ovviamente usualmente le istruzioni alla persona che scopre l'arresto cardiaco, le istruzioni su come fare una corretta rianimazione cardiopolmonare vengono date solamente via audio tramite telefono. Sarebbe utile magari fare una videochiamata con le nuove tecnologie WhatsApp o quant'altro, in modo da istruire l'astante a fare una corretta rianimazione cardiopolmonare in video. L'intelligenza artificiale, il machine learning, a quanto pare ha un'alta sensibilità, un po' più bassa è la specificità, però il tempo di riconoscimento dell'arresto cardiaco è molto più corto con l'intelligenza artificiale rispetto alla valutazione fatta dall'operatore del 118. Esiste l'idea di dare dei dispositivi smart o tramite qualche app, per riconoscere il respiro agonico. Vedete quando c'è tanta focalizzazione sul problema del fatto che le persone, a causa del fatto che questa vittima fa ancora rumori respiratori, quindi c'è questo respiro agonico, ritardano la rianimazione cardiopolmonare perché pensano che stia ancora respirando. Comunque queste tecnologie possono avere un ruolo importante se la tecnologia viene migliorata. I dispositivi indossabili, gli smartwatch e quant'altro che possono riconoscere la tachicardia ventricolare e quant'altro possono ridurre l'intervallo dal collasso al riconoscimento dell'arresto cardiaco, ma insomma, il tempo che trovano. Il Core Identifica 17 studi che focalizzano sull'importanza di una superficie rigida durante la rianimazione cardiopulmonare. Minimizzare l'interruzione delle compressioni toraciche. Le compressioni devono essere fatte su tutti gli adulti in arresto cardiaco, il rapporto 30 compressioni e 2 insufflazioni. Qua c'era tutto un discorso su addirittura tentativi di portare da 32 a 55, 110, insomma, il tempo che trova anche questo. Rimarcano il fatto di migliorare la rianimazione, di migliorare e valutare la rianimazione cardiopulmonare anche durante gli eventi reali con degli dispositivi di misura. Le ventilazioni di soccorso, qui loro per loro durante un critical aspect, e qui abbiamo che le ventilazioni possono essere fatte con praticamente tutte le tecniche pre-COVID, quindi bocca a bocca, bocca naso, bocca stoma, con la maschera, con la pocket mask, con tutto quanto. Quindi ritorniamo al discorso pre-COVID, in cui io potevo tranquillamente fare qualsiasi manovra di insufflazione con qualsiasi dispositivo, anche senza niente, quindi col bocca a bocca, perché, come dicevamo sopra, hanno visto che il rischio di trasmissione è il basso. A quanto pare, la ventilazione passiva, cioè lo scambio di gas dovuto al fatto che io lo sto massaggiando, a quanto pare, sulle evidenze e sugli studi scientifici, non consiglia, insomma, questa cosa, basarsi solo sulla ventilazione passiva. I dispositivi di geolocalizzazione, le app di geolocalizzazione sugli smartphone sono uno strumento utile sia per localizzare gli AED, quindi loro lo consigliano moltissimo di avere delle app che geolocalizzano
la vittima e geolocalizzano i defibrillatori sul territorio. Vabbè, e qui siamo a cose quasi, soprattutto in Italia, di roba di fantascienza. L'utilizzo di droni per far arrivare più velocemente eventualmente un AED, specialmente in aree dove il defibrillatore si trova lontano e quindi la risposta sarebbe molto lunga. Qui siamo oltre. Sul fatto di continuare a massaggiare anche quando arriva il defibrillatore, come arriva il defibrillatore va usato immediatamente. Problemi sul reggiseno, sulle donne. Questa, tra parentesi, è una domanda che è capitata l'altro giorno a uno dei miei corsi. Cioè, lì la domanda sembrava abbastanza sciocca, e invece, siccome avevo già letto questo articolo, ho potuto rispondere che non è sciocca, perché a quanto pare le donne ricevono un ritardo, oppure si è un po' più resti a rianimare una donna per problemi, insomma, appunto dovuti al seno, al fatto di dover togliere sto reggiseno e quant'altro. Qui ERC consiglia che le placche vanno posizionate nel punto giusto, ma se è possibile posizionare le placche nel punto giusto non togliendo il reggiseno, non c'è nessun problema. Il reggiseno è accettabile, il reggiseno non causa nessuna problematica all'erogazione della scarica, purché le placche vengano posizionate nel punto corretto. E questa mi sembra sia l'ultima di queste note. Come ripeto, queste sono le proposte ERC, European Resuscitation Council, per le modifiche della sequenza ILCOR della rianimazione cardiopolmonare. Voi che ne pensate? Eventualmente fatemelo sapere nei commenti. Un saluto amici della rete, ci rivedremo quando eventualmente ci saranno nuovi aggiornamenti prima dell'arrivo dell'ingresso di ILCOR 2025. Un saluto amici della rete.